Buongiorno e benvenuti ad Incontri d'Estate 2021, nuova trasmissione nella splendida cornice di Palazzo d'Amico di Milazzo, quindi terza trasmissione di questo ciclo di incontri che stiamo realizzando per Incontri d'Estate 2021, iniziativa voluta dalla Camera di Commercio di Messina. Ringraziamo la sua giunta, ringraziamo il presidente Ivo Blandina che hanno creduto in questo progetto. Titolo e tema della trasmissione di oggi è Milazzo, Porta del Mare. Ne parleremo con i miei ospiti in studio, che adesso vado a presentarvi. Ne parliamo con Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina. Benvenuto Blandina. Grazie, saluto a tutti. Ne parliamo con Pippo Midili, sindaco della città di Milazzo. Benvenuto Midili. Grazie, buonasera. E con noi alla mia destra Gaetano Armao, vicepresidente e assessore all'economia della regione siciliana. Benvenuto Armao. Grazie, un saluto ai telespettatori. Ed ancora con noi il presidente dell'agenzia ENIT, l'ente nazionale italiano del turismo, Giorgio Palmucci. Benvenuto Palmucci. Grazie, buongiorno a tutti. Sempre ospite in studio Giovanni Mangano, presidente dell'area marina protetta di Capo Milazzo. Grazie, benvenuto buonasera. Mangano. Ancora con noi un operatore ed esperto di turismo ben conosciuto qui in Sicilia, Totò Scalisi. Ben arrivato Scalisi. Grazie, buonasera a tutti. E non poteva mancare il progettista di Porta del Mare, Maurizio Cociancic. Ben arrivato Cociancic. Grazie mille, buonasera a tutti. Bene, allora io partirei proprio con Blandina, perché c'è una grande attenzione intorno a Porta del Mare. Porta del Mare è un ambizioso progetto nel quale voi, come Camera di Commercio di Messina, siete partner proprio della città di Milazzo. Parliamo di un progetto che ha già avuto un finanziamento di 7.720.000 euro da parte del Ministero delle Infrastrutture. Un progetto ambizioso che ha come obiettivo quello di riqualificare un territorio molto conosciuto dai milazzesi e la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei molini Lopresti. Attenzione, ma questo progetto non si ferma qui, perché ovviamente riqualificando i molini Lopresti si va a riqualificare l'intera area portuale, quindi una riqualificazione urbanistica ed anche funzionale del porto di Milazzo per poter offrire servizi nuovi, innovativi ai turisti croceristi e ai in transito verso l'Eolia, ma non solo, anche a tutti i cittadini di Milazzo, quindi un porto che torna nella fruibilità, nella vivibilità dei milazzesi. Questo è importante, abbiamo detto 7.720.000 euro, questo è quanto il Ministero delle Infrastrutture ha messo a disposizione, ma il progetto dovrebbe costare molto di più. Un progetto ambizioso ma realizzabile, si prevede una spesa di ben 18 milioni di euro e i restanti rispetto a quello stanziato dal Ministero delle Infrastrutture saranno ovviamente reperiti dai privati, quindi un esempio importante di come pubblico e privato possano ben ragionare tra di loro. Bene, io chiedo a Blandina e non posso che fare questa domanda. Blandina, cosa vi aspettate da questo importante progetto? Ma ci aspettiamo di mettere in atto una previsione che stava già da tempo nella programmazione del Comune di Milazzo, e abbiamo raccolto le sollecitazioni dal mondo produttivo, non solo da quello direttamente collegato al cluster marittimo, a tutte le attività portuali, ma anche e soprattutto alla necessità che alcuni servizi si trasformassero in un modello di efficienza per i turisti, che fosse anche un momento per accrescere la capacità attrattiva della città attraverso i propri operatori, gli investimenti, la realizzazione di alcune funzioni che sono all'interno di questo progetto e che quindi metteranno in moto economia e creeranno presupposti per fare valore e lavoro, che sono, diciamo, il nostro chiodo fisso, quello di cercare di ampliare la capacità produttiva del nostro tessuto economico. Le caratteristiche le ha già indicate lei, poi Maurizio Cociancic darà i dettagli, ed è un primo importante passo appunto per fare di quest'area
come dire, una sorta di laboratorio in cui proprio partendo dalle esigenze degli operatori produttivi e dalle esigenze della città si riescono a mettere insieme idee, competenze, progetti per fare delle cose, per fare degli investimenti, per migliorare anche la vivibilità della città, perché questo avrà un impatto importante pure per questo aspetto. E quindi, come dire, ci misuriamo con questo primo progetto e poi andremo avanti su altre cose, la collaborazione, come abbiamo già detto, con il Comune e con le altre istituzioni del territorio ci permetterà di cogliere il vantaggio che deriva esattamente dalla concertazione di interventi. Grazie Blandina. Mi dici, io in questi giorni in cui sono stato ospite della sua città ho avuto modo di cogliere come questa città sia un insieme di tante anime. Qui all'interno c'è storia, c'è industria, c'è commercio, c'è turismo, c'è un mondo molto importante anche nel settore dell'agroalimentare. Le chiedo se questo progetto di cui stiamo parlando questa sera può rappresentare per la città, può regalare alla città una grande opportunità di sviluppo, e poi le chiedo anche come riescono a convivere così tranquillamente queste tante diverse anime. Beh, intanto parliamo del progetto che certamente darà una nuova spinta alla nostra città, perché è l'interfaccia naturale dell'area portuale della nostra città, quindi il biglietto da visita che noi daremo a tutti i turisti che transitano ma che si fermano anche in città diventa fondamentale. Considerate che Milazzo annualmente ha un transito passeggeri di oltre 1 milione di persone, quindi sono dei numeri molto importanti per l'economia, per cui la presenza di una porta del mare, di questo affaccio, di questo primo abbraccio con la realtà che si va a raggiungere, certamente diventa fondamentale. All'interno possono trovare poi chiaramente posto non soltanto tutte le attività produttive che sono necessarie a far sì che l'investimento poi diventi interessante anche per i privati, ma può essere veramente il punto di riferimento dell'eccellenza siciliana, un po' come per esempio l'aeroporto di Catania, dove all'interno ci sono allocate tante realtà siciliane che fanno veramente da biglietto da visita per la nostra regione. Quindi credo che diventerà un momento importante e fondamentale per la nostra città il recupero, anche perché il tessuto urbano ne risentirà favorevolmente, visto e considerato che i Molini Lopresti si trovano proprio all'interno del centro storico della nostra città. Dall'altra parte poi abbiamo queste anime diverse che rappresentano un po' la storia della nostra città, perché Milazzo nasce città di pescatori e di agricoltori, la città di mare, la città di terra, ed aveva una popolazione notevolmente ridotta rispetto a quella che invece poi è diventata nel passare del tempo, perché l'industrializzazione ha portato ad un raddoppio della popolazione e poi il turismo ha incrementato ulteriormente ai 31.000, quasi 32.000 abitanti attuali. Quindi è normale che Milazzo viva di tante anime, di tante realtà siciliane, ma chiaramente anche di tante attività diverse che insieme rappresentano l'unicum della nostra città. Proprio l'unicum della nostra città è rappresentato dall'essere molteplice all'interno delle attività, della rappresentatività come cittadini, e quindi certamente questa è la nostra caratteristica principale. Ecco, grazie. Armao, fra le anime di cui parlavamo con Medini c'è anche l'anima turistica. Molti milazzesi, oltre ad occuparsi di turismo qui sul territorio milazzese, sono soliti andare nella stagione estiva alle Eolie, dove ovviamente lavorano per questo tipo di settore. E ogni anno quindi sono in tanti che si muovono dalla terraferma verso le Eolie, più purtroppo la pandemia in questi ultimi 2 anni, queste 2 stagioni estive, ha rallentato molto questo la stagione, la durata temporale ovviamente, creando difficoltà non poche per la famiglia di tanti lavoratori che ovviamente sono oggi in estrema difficoltà per questi motivi. Le chiedo se oggi una sfida per il governo regionale potrebbe essere quella di mettere in campo delle strategie mirate per cercare di intercettare quelle che saranno le opportunità anche turistiche, non soltanto nel breve periodo ma in una visione di medio-lungo periodo e anche per i periodi successivi. La pandemia ha svolto nel 2020 un effetto depressivo dell'economia, colpendo in particolare il turismo, che è stato, insomma, la prima vittima
delle misure di restrizione connesse all'attività di prevenzione della diffusione della pandemia. E evidentemente questo ha portato una depressione complessiva del prodotto interno lordo della Sicilia che è andata oltre l'8%. E questa estate, per fortuna, la ripresa si è percepita, credo che abbiamo tutti la chiara e nitida percezione che la stagione estiva sia andata benissimo, si stia prolungando, nonostante appunto alcune incertezze di alcuni concittadini siciliani che ancora ritardano a vaccinarsi, e questo porta il rischio, anzi purtroppo ormai l'imminenza della zona gialla, che certamente non è un aiuto al turismo, ma anzi diventa un disincentivo. Quindi invito a vaccinarsi tutti e farlo facendolo presto. Ricordiamo che si parla addirittura di due località siciliane che dovrebbero passare direttamente in zona arancione. Certo, queste sono le notizie che davano oggi. Sì, Niscemi e Barra Franca. Ma il tema è preoccupante, perché se stiamo agganciando la ripresa dobbiamo continuarla a seguire e non possiamo certamente interrompere un trend positivo. Il trend positivo crescerà anche l'anno prossimo con un turismo, qui abbiamo esperti di turismo, io insomma, mi occupo di economia della Sicilia, quindi lo seguo ovviamente di default, però è evidente che il turismo post-Covid non sarà come il turismo come era prima, nulla sarà come prima dopo questa drammatica pandemia, non lo sarà lo studio, l'attività di insegnamento, molte attività economiche, la stessa organizzazione della pubblica amministrazione, cambierà tutto e quindi cambierà anche il turismo. Noi abbiamo attivato una serie di misure di sostegno all'economia in generale, alcuni tipi di particolari di attività produttive e in particolare anche nei confronti del turismo, realizzando il voucher che consente di avere una notte gratuita a chi viene in Sicilia, e spingendo il più possibile con iniziative di promozione e diffusione. Basta vedere i media in questi giorni, la Sicilia è presente in modo anche significativo con iniziative, il Festival Jazz della Sicilia, Taormina, ecco, molte iniziative si sono dispiegate proprio per attrarre più turisti possibili, ma oggi assistiamo ad una diciamo, nazionalizzazione del turismo, rinazionalizzazione del turismo. Ormai è la presenza degli italiani in termini di percentuale dei turisti è molto cresciuta, ma questo è un grande valore, credo. E lo ritengo, e aspetto poi di sentire chi più competente di me può svolgere considerazioni in merito, perché se riusciamo a fidelizzare questi nostri concittadini e compatrioti a venire in Sicilia, il turismo italiano è un turismo ricco, è un turismo fatto di attenzione al lusso, alla qualità, non è il turismo mordi e fuggi magari di gente che viene da altre parti del mondo che interessa a consumare la visita e poi non tornare mai più. Il turista italiano che dobbiamo fidelizzare è un turista che magari compra casa, fa un investimento, quindi è importantissimo che in questo questa mutazione profonda del turismo, la Sicilia sappia offrirsi in modo diverso, proponendo l'acquisto di case, proponendo vantaggi fiscali come stiamo facendo in regione per chi viene a comprare casa in Sicilia e chi viene a prendere la residenza in Sicilia, sviluppando tutto il tema del cosiddetto Sicily Working, cioè della possibilità che viene offerta a tante persone che lavorano in Italia e in Europa e che possono, laddove il tipo di lavoro che svolgono glielo consenta, svolgere un lavoro da remoto e quindi poter lavorare anche dalle Isole Eolie o da Milazzo o da Taormina o dal centro della Sicilia, cosa che si sta sviluppando in modo assai consistente. Stiamo assistendo dopo l'ondata di ritorni che c'è stata con il lockdown a molti siciliani che lavoravano per banche, studi professionali, organizzazioni, società estere o del nord Italia, che sono venuti in Sicilia, se sono in smart working e intendono restarci. Ma questa è una grandissima, è cosa buona e giusta, però dobbiamo incentivare, lo abbiamo fatto col digitale, siamo passati dalla
dall'essere la Cenerentola digitale in Italia a essere la prima regione in termini di infrastrutturazione digitale. Ora dobbiamo migliorare con la connettività diffusa e soprattutto con la qualità e l'alfabetizzazione della nostra popolazione nell'accesso al digitale. Questo consentirà anche di essere dialoganti con chi può venire qui a lavorare, quindi non solo a godersi una settimana, due settimane, tre settimane di vacanze, ma anche può decidere di passare interi mesi qui lavorando da qui. Ecco, benissimo, dopo le parole di Armaio, prima di portare ancora la nostra attenzione nello specifico sul turismo, perché lui ha praticamente chiamato in causa i due esperti del turismo e guardava Scalisi e Palmucci, ma io colgo l'occasione di avere il piacere di avere qui il progettista di Porta del Mare, è un'occasione importante e io da Cociarci vorrei sapere proprio qual è il valore aggiunto che un progetto come questo può dare all'intero territorio di Milazzo, che poi immagino che le ricadute positive non rimangano solo nei confini cittadini, ma possano portare benefici per l'intero territorio siciliano. Assolutamente, questa è un'occasione unica per il territorio di sperimentare nuove soluzioni. Porta del Mare è un esperimento, è un investimento importante che deve essere volto a divenire nodo generatore di valore nella connessione mare-terra. C'è una nuova connessione mare-terra grazie a un nodo che è completamente pensato alla fornitura di valore al passeggero e al cittadino, quindi turista, passeggero, cittadino. È una concezione nuova, perché non è il solito caso del centro polifunzionale. E questo è un nuovo nodo, che è anche un nodo non solamente più fisico, è un nodo informativo, è un nodo multimodale, è un nodo di mobilità sostenibile, è un nodo di produzione energetica. Cioè, quindi intendere lo spazio come non solamente una cosa fisica, ma un modo di dar valore a un'esperienza, dar valore anche al cittadino, perché questo non porterà solamente vantaggi per i passeggeri che sono diretti verso le isole Eolie, anzi farà scoprire Milazzo con nuove avventure magari multimediali, farà rimanere le persone legate al territorio, farà utilizzare mezzi in modo diverso, darà la possibilità, come si diceva prima, di far esprimere i valori della produzione territoriale, artigianale, economica, in un luogo che viene oltrepassato da un milione e più di un milione, come diceva il sindaco prima, più di un milione di persone oltrepassano questi spazi. Quindi pensare un nodo come una fornitura di servizi, una fornitura di informazione, una fornitura di mobilità, una fornitura di energia. Non vedere più questa discriminazione tra cittadino, passeggero e turista. Chiaro. Cioè vedere la generazione di valore per la persona, quindi per l'esperienza. E questa è una cosa secondo me importante. Quindi un'opportunità unica, noi siamo solamente quelli che hanno scritto, quindi dietro indicazioni chiaramente del Comune, della Camera di Commercio, che sono stati i veri propositori dell'idea, noi siamo i meri esecutori, però abbiamo cercato di interpretare quali erano le volontà e le abbiamo trascritte cercando di immaginare un futuro moderno nel vero senso della parola. Abbiamo 36 mesi per trasformare un sogno in realtà, quindi il tempo è... Ecco, siamo partiti con questo progetto? Siamo in attesa ancora delle ultime formalità da parte del MIMS, quindi... Progettazione esecutiva a momenti? Progettazione esecutiva sarà entro la fine dell'anno, la progettazione esecutiva, prima va fatta anche una preliminare, deve essere fatto un po' di lavoro prima. Però manca veramente poco, perché il Ministero è pronto, ce l'ha comunicato, quindi siamo proprio in attesa a giorni delle ultime formalità. E sarà uno spazio dove, come dicevamo, il cittadino potrà trovare divertimento, servizi, il turista potrà trovare spazio per risiedere, quindi ci sarà una nuova stazione marittima,
cioè ci saranno nuovi spazi. E voglio ricordare anche un'altra cosa molto importante: uno spazio organizzato dalla Camera di Commercio come incubatore per nuove tipologie di imprese legate al turismo, che in maniera immediata hanno il cliente in casa, che è una cosa incredibile. Questo è estremamente interessante. E tu immagini, sviluppi competenze, fai dei piloti, progetti pilota, e hai il cliente in casa, perché hai il passaggio, hai il test. Perciò è anche un nuovo laboratorio di idee che potrà sviluppare nuova imprenditoria, nuova formazione, nuova istruzione su queste tematiche, quindi turismo, mobilità sostenibile, IT. Perciò in questo momento, ripeto, noi siamo veramente eccitati da questa opportunità, perché la Sicilia può essere all'avanguardia, almeno a livello nazionale, su nuove tipologie di progettualità legate a turismo, mobilità sostenibile, connessione mare-terra. Perciò, come diceva il vicepresidente prima, la Sicilia, grazie all'investimento IT importantissimo, all'infrastruttura, adesso anche a questi casi applicativi ha l'opportunità di scaricare a terra cavalli. Bene, vista la passione che praticamente non solo del nostro progettista ma anche degli altri ospiti che hanno parlato prima si vede, e la grande attesa verso questo progetto, non potremo che seguirlo con attenzione. Ci diceva Kocancic che a fine di quest'anno dovrebbe iniziare veramente a costruire questo percorso verso il futuro, e sicuramente torneremo a parlarne. Palmucci, il vicepresidente Armao ha usato un termine che è stato molto usato in questi anni, e il termine nulla sarà come prima. Bene, allora noi dovremo, secondo lei, iniziare a ripensare il modo di fare turismo, cioè cambierà la domanda turistica, cambierà in termini di durata temporale, cambierà in termini di praticamente anche di tipo di vacanza, di modo di approcciarsi alle vacanze. E soprattutto le chiedo, come Enit, come agenzia, in che modo aiuterete il paese a ritornare ad essere realmente attrattivo e competitivo? Piccola domanda. Beh, no, devo dire che è assolutamente ragione il vicepresidente Armao, cioè nulla sarà come prima, ma devo dire che bisogna cercare di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, cioè nel senso che comunque noi avevamo in molte regioni d'Italia, quindi non sto parlando della Sicilia, ma in molte regioni, anche in molte regioni d'Italia, si era anche un po' vissuto sugli allori, si dormiva sugli allori, si stava tranquilli perché no, i turisti arrivavano, venivano, non ci interessava neanche tanto. L'Italia si vede da sé, l'Italia è meravigliosa, siamo abituati, poi sentivamo parlare di petrolio, di oro e quant'altro, però nella realtà dei fatti stavamo facendo anche tantissimi errori, stavamo facendo anche perché io sono 30 anni che lavoro nel settore del turismo, quindi al di là di questo ruolo ho sempre lavorato nel settore turistico. E quindi stavamo facendo degli errori, perché stavamo vivendo, io due anni fa, devo dire che non sono stato particolarmente fortunato ad essere nominato presidente dell'Enit, in due anni e mezzo, il Covid e tre governi, cioè devo dire che non ho avuto particolare fortuna nel poter portare avanti quella che è la promozione del turismo italiano. Però devo dire che vivevamo e stavamo vivendo dei fenomeni di overtourism che erano estremamente negativi, quindi Venezia piuttosto che Firenze, Roma, ma anche Taormina, le Cinque Terre, in cui alla fine, quello che diceva prima poc'anzi Kovacic, cioè avevamo anche un rifiuto da parte dei cittadini nei confronti dei turisti, che diventava praticamente visto come un nemico perché ti rendeva la vita difficile, un fastidio, mentre invece cioè e quindi già nel 2019, pre-Covid, iniziavamo, non soltanto noi come Enit, ma a ragionare su quello che doveva essere il turismo del futuro. Un turismo nel quale, in primo luogo, ripeto, non ci si poteva più dormire sugli allori, perché il turismo degli anni 50 e 60, che oltretutto era anche un turismo monoculturale, noi avevamo gli italiani e avevamo i tedeschi, fondamentalmente. Poi c'erano quelli inglesi, i francesi che facevano il Grand Tour, però erano rari. Adesso noi dobbiamo essere in grado intanto di accogliere dei turisti che hanno delle aspettative che sono molto più elevate rispetto a quelli che aveva il turista post seconda guerra mondiale, per cui bisogna fare in modo di offrire al turista di essere in grado di soddisfare delle esigenze differenti, quindi sia da un punto di vista delle comodità, della recettività piuttosto che dell'IT, quindi la connessione,
cioè deve essere una scelta quello di non voler essere connesso, ma deve esserci la possibilità di connettersi quando uno lo desidera. Poi bisogna fare in modo di non dover sempre andare alla conquista di nuovi mercati, alla conquista di nuovi turisti, ma di fidelizzare sempre di più i turisti che già conoscono il nostro paese. E in terzo luogo, quello che ha detto giustamente il vicepresidente Armao, gli italiani, non dico di sicuro grazie al Covid, perché avremmo fatto tutti volentieri a meno, però per effetto del Covid hanno iniziato a riscoprire il nostro paese. Sono stati obbligati. Il mese di maggio ho partecipato ad un evento organizzato dall'Università Cattolica di Milano, in cui avevano presentato i risultati di una ricerca, ma avevano intervistato migliaia di italiani, il 50% non sa neanche il nome delle 20 regioni italiane. Cioè non dico di conoscere le destinazioni, di conoscere così bene l'Italia, però molto spesso ci rendiamo, mi sono reso conto che turista tedesco magari conosce di più l'Italia di quanto la conosciamo noi italiani. E quindi quando io parlavo dei 55 siti UNESCO, che adesso sono 58 perché ne abbiamo aggiunti anche 3, ma di 58 siti UNESCO, ma io sfido chiunque a dedicarmene una decina, non dico di dedicarmene 50. In difficoltà nessuno di noi, però. Ma questo per dimostrare che in primis bisogna fare in modo che gli italiani conoscano di più il nostro paese e quindi questa occasione sgradevole, ma comunque ci potrà permettere di farlo. Ma in secondo luogo di essere in grado di lavorare per dare un'offerta da un punto di vista infrastrutturale, da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista della valorizzazione di beni che sono stati abbandonati e comunque non sono più utilizzati, ma che siano in grado di soddisfare queste aspettative che sono molto differenti. Quindi l'esempio della Porta del Mare è un esempio che va in quella direzione, proprio perché c'è già un bacino di 1 milione di passeggeri che transitano su cui lavorare, e bisogna fare in maniera tale che quindi scoprano anche il territorio e che ritornino, e che poi quando tornano a casa raccontino quello che hanno vissuto, in maniera tale da non lasciare soltanto alle regioni e all'Agenzia Nazionale la promozione. Noi dobbiamo andare a raccontare comunque quello che è l'Italia, dobbiamo fare in maniera tale appunto di guardare a quella che è una crescita che possa permettere di dare un maggior valore ancora al peso del turismo nel nostro paese, che rappresenta 13-14, quello che vogliamo, ma intanto non ha importanza quello che è la percentuale, ma quello che può essere. E in secondo luogo un turismo sostenibile, essenziale, sostenibilità economica ma sostenibilità anche sociale. E in terzo luogo che ci sia appunto una destagionalizzazione e una deconcentrazione, e abbiamo la fortuna di avere climaticamente così tanto da offrire, quello che ha detto sempre poco fa il vicepresidente, quello che viene chiamato staycation, che è un nome abbastanza all'inglese, ma comunque quello di poter lavorare, visto che si lavora, si è potuto lavorare anche, molti hanno potuto lavorare anche in smart working. Ma tra stare a lavorare in smart working in una città industriale o in un paese in cui magari d'inverno fa anche freddo, e poterlo fare dalla Sicilia, poterlo fare dal sud Italia che ha un clima migliore, non può che essere un qualcosa di più da poter offrire. E noi abbiamo 28 uffici comunque nel mondo che sono a disposizione delle istituzioni, che sono a disposizione delle regioni, che sono a disposizione degli operatori, proprio per andare a raccontare il nostro paese. E questo secondo me, sempre nell'ambito di quello che è stato detto prima, in una stretta collaborazione pubblico e privato, e andando anche insieme con le camere di commercio, andando insieme con le ambasciate, i consolati, con gli istituti italiani di cultura, e poi unendo con quelle che sono le eccellenze del nostro paese, quindi food, quindi la cucina, l'enogastronomia, quindi il design, la moda e l'automotive. Quindi andare a raccontare che quei prodotti di eccellenza che vengono conosciuti dietro, in tutti, una storia, una tradizione, vengono da questo paese, quindi poi venite anche a scoprire il paese nel quale vengono realizzati, vengono prodotti questi straordinarie eccellenze italiane. Grazie Palmucci. Scalisi, parlavamo di queste eccellenze e tutto, dell'importanza del turismo. Secondo lei, in un territorio come Milazzo, il turismo che ruolo può avere per un forte sviluppo economico-occupazionale? Sicuramente un ruolo importante, credo che abbia fatto bene il vicepresidente della regione, l'assessore Armao, il presidente Palmucci a sottolineare, anche il progetto Porta del Mare, complimenti, a sottolineare il fatto che il turismo può essere un elemento di volano che mette a sistema dalle produzioni artigianali
al cibo, alle produzioni agroalimentari e al resto. La questione è che sino a oggi, per come l'ho vissuta io, Milazzo è stato un posto di transito per andare da un'altra parte. Oggi l'idea della porta può essere anche un luogo da cui si entra per conoscere un entroterra. La piana di Milazzo, al di là dei gelsomini, al di là delle storie antiche che ci raccontano, la piana di Milazzo è ricca di tanti paesi medievali che hanno storie importanti da raccontare e che la stragrande maggioranza degli stessi siciliani, prima ancora degli italiani, non conosce. Quindi credo che da questo punto di vista la storia del turismo a Milazzo possa avere tanti incipit. Uno è quello garibaldino, uno è quello delle riserve naturali, uno è quello del viaggio verso le Eolie, ma nella logica dell'overturismo le Eolie non possono arrivare a 50.000, 100.000, perché sennò non sono più. Spesso capita diciamo che il turismo consuma ciò che lo produce, che è il dato negativo del turismo. Non solo sulle persone che si infastidiscono, ma anche sui territori che non lo possono sopportare. In un salotto, se in questo salotto ci vanno 50 persone, 100 non ce le posso mettere. Allora non è un problema di dire tu non puoi venire, è il problema di programmare. E adesso che tutti scelgono di viaggiare attraverso uno smartphone, perché il ruolo delle agenzie di viaggio si è notevolmente ridotto e si è trasformato più in consulenti che in intermediari, allora noi dobbiamo sapere utilizzare questo strumento di informazione per spiegare alle persone che programmare, scegliere delle date, dei periodi in occasione di eventi, in occasione di situazioni particolari, la pesca del tonno per dirne una o altre ancora, o anche le feluche nello stretto di Messina che per il pesce spada, può essere quella la data, il periodo, l'occasione per una destagionalizzazione. Non scelta come fatto vado in vacanza quando costa meno, ma vado in vacanza quando ho un interesse da soddisfare, perché in quel periodo si soddisfa il mio interesse. Allora, le cose che sono state dette, l'utilizzo di questa rete e di questo strumento che ci fa ormai tutti protagonisti individuali di tutte le cose che facciamo, non c'è più uno strumento collettivo come era quando ero ragazzino io, silenzio, c'è il telegiornale, tutta la famiglia seduta, non doveva parlare nessuno perché ognuno ormai ha la sua televisione, il suo cellulare, si vede quello che vuole, per i fatti suoi. Allora, questo noi dobbiamo coglierlo come elemento positivo e su questo elemento positivo introdurre e inserire tutti quegli elementi di interesse che possono catturare quelle persone che sono passate ma non conoscono, che sono venute ma non conoscono, che sono state, come capita spesso, a Palermo o a Milazzo, ma di Milazzo non conoscono nulla, di Palermo se non quei tre monumenti che gli hanno fatto vedere le nostre guide, che per fortuna ancora resistono, perché anche su questo bisognerà lavorare. Grazie Scalisi. C'è un altro luogo qui a Milazzo che riserva grandi e rare emozioni. Sto parlando dell'area marina protetta di Capo Milazzo. Nonostante se ne parlasse da tanti decenni, è stata istituita di recente nel marzo del 2019. È un'area che racchiude nel suo perimetro una varietà di paesaggi, ci sono delle scogliere a strapiombo sul mare, ci sono delle spiagge veramente incantevoli e dalla parte a terra ci si può godere di tramonti veramente mozzafiato. L'area interessata è quella ovviamente del promontorio di Capo Milazzo e delle due aree adesso adiacenti che si sviluppano ad est e ad ovest proprio del promontorio del Capo. Chiedo alla regia di mandare in onda, in modo che poi lo commenteremo, un video di presentazione proprio dell'area marina protetta di Capo Milazzo. Penso a questo luogo unico, indissolubilmente legato al mare per la sua morfologia. Penso alla scia che lasciamo al nostro passaggio. A quanta bellezza ci sia stata donata. Penso alla parola responsabilità, perché tutto continui anche dopo di noi. Thank you.
un nuovo giorno ha inizio. Abbiamo ancora la possibilità di riallinearci a tale bellezza, di comprenderla appieno, di prendercene cura, di proteggerla insieme. Ecco, difficile non rimanere affascinati da queste immagini e non avere voglia di vedere questi luoghi direttamente di persona. Quindi bisogna cercare di promuovere sempre di più le bellezze di questo territorio. Mangano, le chiedo, lei è il presidente dell'area marina protetta dalla sua costituzione, le chiedo cosa può rappresentare anche in termini proprio di marketing territoriale l'area marina protetta di Capo Milazzo per uno sviluppo economico turistico di questo territorio. Buonasera a tutti. Io ritengo che l'area marina protetta può rappresentare quello che ha rappresentato in molte altre aree marine protette italiane. Può essere un volano, può essere uno sviluppo del turismo ambientale e un volano anche di tutto quel turismo legato alle riserve marine, ai parchi naturali, a tutta quella parte, diciamo, di turismo che è un turismo destagionalizzato, perché non è un turismo che si ferma ai mesi luglio-agosto, ma è un turismo che parte già a dicembre, che continua per tutto l'anno, perché per tutto l'anno nelle aree marine protette più importanti italiane c'è turismo e si parla di un turismo di qualità. Proprio per questo noi che cosa abbiamo fatto? Il primo anno abbiamo fatto proprio quello che è il marketing territoriale, abbiamo cominciato a costruire questo video, abbiamo cominciato a costruire una promozione che è la promozione del territorio, non solo coinvolgendo l'area marina protetta ma coinvolgendo tutta la città di Milazzo, perché è fondamentale capire che l'area marina protetta non è un qualcosa discollegato con l'amministrazione comunale, che fra le altre cose è il principale partner, il principale socio dell'area marina protetta e quelli che hanno creduto di più nella realizzazione dell'area marina protetta. Certamente noi dobbiamo interagire, come anche la Porta del Mare. La Porta del Mare, quando si parla di ICT, quando si parla di tecnologie, quando si parla di altissima tecnologia, l'area marina protetta può essere un volano anche per la Porta del Mare. Noi siamo, forse nessuno lo sa, nel PNR siamo considerati quelle, le 29 aree marine protette, abbiamo proprio un capitolo di spesa proprio per la digitalizzazione delle aree marine protette e per la mobilità sostenibile. Questo è direttamente un capitolo dal Ministero? Questo, noi siamo diretti al Ministero della Transizione Ecologica, non passiamo da bandi, siamo direttamente nel PNR su un capitolo che è l'11.1 se non sbaglio, che è proprio quello delle riserve marine, che hanno un capitolo dedicato sia per la parte scientifica di ricerca e tutela ambientale, sia per la parte mobilità e digitalizzazione. Questo cosa vuol dire? Che avere un'area marina protetta è un volano. Quello che stiamo continuando ora a fare è quello proprio di creare, l'area marina è un volano, ma dobbiamo creare quelle attività commerciali, economiche, produttive che possono dare ancora di più spinta al territorio, perché noi dobbiamo anche capire che avendo un'area marina certamente aumentano le tipologie di lavoro che esistono nelle aree marine e vanno anche costruite con una formazione ben adeguata le persone che devono portare i turisti di qualità all'interno dell'area marina. Infatti noi che abbiamo fatto proprio, abbiamo visto anche insieme, abbiamo creato tutta quell'infrastruttura, abbiamo creato i campi ormeggio, abbiamo creato le zone di ancoraggio, abbiamo creato le zone. Perché abbiamo fatto per prima cosa questa? Proprio perché noi dobbiamo portare nel territorio di Milazzo quel turismo che non si ferma, come diceva prima Totò, a un giorno. Cioè qua a Milazzo era considerata, arrivavi alle Eoli, arrivavi al porto, prendevi e te ne andavi alle Eoli. Ritornavi, non ti fermavi. Noi dobbiamo fare in modo invece che Milazzo deve accogliere anche quel turismo che dice: ma io sono a Milazzo, perché non devo visitare Milazzo? Perché non devo venire direttamente per Milazzo? Perché questo è quello che noi stiamo tentando di fare in questi due anni. Certamente come il presidente dell'ENIT mi sono ritrovato io a nascere nel periodo del Covid, però stiamo lavorando e proprio per questo è stata una scelta quella di strutturarci nel periodo in cui la promozione, noi dovevamo andare all'EUDI, dovevamo andare alla BIT, dovevamo andare con loro, dovevamo andare a Mosca, che poi non si è fatta, e altre iniziative del genere. Stiamo facendo proprio questo per essere pronti appena si riaprirà al turismo anche internazionale. Sicuramente quella sinergia continua con il Comune di Milazzo, che poi è colui che ha voluto l'area marina protetta, vi porterà il presidente, lui è il presidente dell'assemblea dei soci, cioè, quindi voglio dire si lavora... c'è una sinergia, uno stretto rapporto in cui si continua a lavorare per il bene di Milazzo, perché l'obiettivo principale è quello di valorizzare Milazzo e fare una trasformazione della città di Milazzo verso
un ambito che secondo noi è quello che compete di più alla città. Benissimo, allora io ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio Cociancic, ringrazio Palmucci, ringrazio Scalisi, Blandina, Armao, Midili e Mangano per essere stati con noi, ringrazio i nostri ascoltatori e appuntamento al prossimo incontro, alla prossima trasmissione, sempre all'interno di Incontri d'Estate 2021. Arrivederci a tutti.